Christmas! Bentornati in questo nuovo episodio. Vi sarete sicuramente imbattuti molto spesso in dei video dove alcuni maestri sembrano sconfiggere e mandare KO alcune persone senza nemmeno toccarle. Non è un argomento sicuramente nuovo da affrontare, ma sicuramente guardando questi video qualcuno ripetutamente si è chiesto: ok, non ci credo, sarà tutta una montatura, ma gli allievi che si prestano a fare queste cose, gli allievi che si iscrivono ai corsi, gli allievi che prontamente si fanno rimbalzare via da queste onde energetiche, lo fanno apposta? Sono d'accordo con il maestro? Oppure veramente credono di essere investiti da un'energia suprema che li manda KO? Questo è l'argomento che voglio affrontare oggi. Bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, non c'è bisogno di sottoscrivere nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi, amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene, iniziamo a parlare di questo argomento veramente interessante. Numerose volte sicuramente vi siete imbattuti in dei filmati dove fanno vedere questi allievi che vengono letteralmente scaraventati via da questi maestri che vantano di essere in grado, tramite un allenamento particolare, di una concentrazione particolare, insomma, cercano di convincerci che hanno sviluppato un'energia interna sufficiente a poter neutralizzare un uomo senza toccarlo. Al di là del fatto che naturalmente non stiamo parlando se questa cosa è vera o non è vera, funziona o non funziona, diamo per scontato che naturalmente nessun praticante di arti marziali sano di mente possa arrivare a credere che letteralmente si possa fare una cosa del genere, ma è bello parlare, soffermarsi un attimo e parlare dell'aspetto psicologico che le persone che circondano questi maestri portano con sé. E cioè, questi allievi sono d'accordo con questa macchina messa in piedi dal loro maestro, oppure veramente loro credono e pensano di sentire qualcosa? È l'argomento a cui cercherò di dare risposta oggi attraverso questo video. Inizio dicendo che per fortuna gli insegnanti che si vantano di avere questi poteri, di poter sbalzare via le persone senza nemmeno toccarle, per fortuna stiamo parlando di un numero piccolo di insegnanti. Questi insegnanti infatti sono arrivati a sostituire i pugni, i calci, con letteralmente delle tecniche invisibili che neutralizzano l'avversario che gli si pone di fronte. Vi faccio anche alcuni esempi, abbiamo per esempio il gruppo marziale del Yellow Bamboo, un gruppo di arti marziali di Bali che riescono a colpire, a mettere fuori gioco i loro avversari con dell'energia che arriva addirittura niente meno che da Dio in persona. Hold the energy down into your body and lock it in the belly. Look up, look up. Yes, good, good. Look into your hands. Into the face, between the hands. Yes, good, good. Big breath. Big power, big power. Good, good, good.
Fra l'altro questo gruppo è famoso per denunciare e portare in tribunale tutti quelli che si permettono, sia sullo scritto che sul video, di mettere in dubbio e parlare male della loro arte marziale. Quindi sicuramente dovrò aspettarmi magari una denuncia. La loro esecuzione della tecnica è abbastanza semplice. Raccolgono questa energia che arriva direttamente dal Signore e poi la incanalano direttamente sull'avversario, che viene letteralmente travolto e messo fuori gioco. Purtroppo per loro però ci sono state alcune persone che li hanno sfidati a dimostrare questa cosa su di loro e il risultato è stato disastroso. E come non nominare, ragazzi, George Dillman, che è praticamente il guru, il maestro dei maestri del KO a distanza. Ma ne parleremo più avanti. E poi c'è il famosissimo Yanagi Ryuken, un maestro di Aikido, che anche lui ha dato numerose volte prova di riuscire a battere, a sbalzare via i suoi allievi senza nemmeno toccarli. Questo maestro, arrivato all'età di 65 anni, accettò la sfida di un lottatore di MMA di 35 anni che si chiama Iwakura Tsuyoshi. In palio c'erano $5,000 e naturalmente la prova evidente, dimostrata davanti a tutti, fotografi, giornalisti e spettatori, che il maestro sarebbe stato in grado con la sua energia di annullare il lottatore di MMA. Ma vi potete immaginare come è andata a finire. Il maestro Ryuken non è riuscito a bloccare, nemmeno a scalfire, il lottatore di MMA, che in pochi secondi lo ha messo fuori gioco, fuori combattimento. In seguito il maestro Ryuken in un'intervista ha dichiarato che le sue capacità mentali erano state indebolite dal fatto che qualche giorno prima aveva avuto una brutta influenza. Ma se voi pensate che da quel giorno il maestro Ryuken sia tornato con i piedi per terra, vi sbagliate. Infatti ha continuato nei suoi corsi ad insegnare e a portare avanti il colpo a distanza. Quindi diciamo che questa lezione non è che gli sia servita più di tanto. Quindi ci sono, ragazzi, numerosi esempi di queste persone che sfoggiano questi poteri, ma che poi, messi anche davanti alla realtà dei fatti, continuano a fermamente a credere che i loro poteri non hanno funzionato in quel momento per alcune varie ragioni, ma che non si può mettere in dubbio che in realtà quei poteri loro li abbiano e li padroneggiano veramente. Non posso non nominare l'interessante storia di Xu Xiaodong, un personaggio che aveva preso proprio come missione il fatto di scovare e battere e dare una lezione a tutti i falsi maestri che incontrava sul suo cammino. Beh, dovete pensare che la sua missione andava avanti sconfiggendo uno dopo l'altro tantissimi maestri che si mettevano su un piedistallo dicendo di aver raggiunto una conoscenza tale per cui erano imbattibili. Ecco, lui riusciva a battere tutti questi personaggi a tal punto che il governo stesso, il governo cinese, lo mandò a chiamare per avvertirlo che questa cosa non stava simpatica. Tutti questi posti dove si praticano questo tipo di arti marziali vengono considerate al pari di una setta, di un gruppo veramente ristretto di persone. Persone a volte molto insicure, persone a volte molto paurose di essere attaccate, di essere aggredite, paura che gli possa succedere qualsiasi cosa, e quindi rimettono la loro fiducia in un metodo che, non importa che tu sia alto, basso, muscoloso, forte o meno forte, una volta che riesci a padroneggiare questa energia sarai al sicuro da tutto e da tutti. Questa manipolazione psicologica, ragazzi, possiamo veramente paragonarla a quella di tantissime sette che tengono praticamente in ostaggio e sotto un controllo psicologico fatto magari di tantissimi elementi che inducono l'allievo praticamente a rimanere incastrato, ingrovigliato in una situazione da dove poi è veramente difficile uscire.
Tutta questa pressione psicologica e autoconvinzione naturalmente può portare al fatto che queste persone possano essere indotte a comportarsi in modi molto strani. Il concetto insomma è molto semplice: riponi tutto il tuo credo e la tua fede in questa cosa che ti sto insegnando e sarai al sicuro dagli attacchi esterni di tutto il mondo. Questa situazione porta appunto all'illusione di poter sviluppare una di queste tecniche, una di queste abilità, per cui gli allievi accettano di sottoporsi a questa cosa per avere in cambio un giorno loro stessi la possibilità di fare queste cose. Possiamo anche dire che a volte, con una percentuale minima, questa cosa avviene anche nei dojo normali che frequentiamo tutti i giorni. Naturalmente non in tutti i dojo, ma in qualche dojo sicuramente una piccola percentuale di questo elemento va a calcare un po' la mano sulle tecniche che stiamo facendo. Il fatto è che molte volte all'interno dei corsi le tecniche avvengono in un ambiente controllato, magari le stesse tecniche vengono ripetute per tantissimo tempo dagli allievi e dai maestri. Questo porta i maestri, ma anche gli allievi stessi, a sapere già dove la tecnica deve andare magari a parare o dove vuole andare la tecnica ad essere efficace, e in questo modo preventivamente già accompagnerà i movimenti, già magari farà sì che la tecnica appena iniziata si sia già conclusa senza avere magari il suo naturale corso, perché tutte e due i praticanti sanno già dove doveva andare a finire. Questa è una cosa che vista da fuori sembra molte volte appunto un no touch, una tecnica lasciata a metà che in realtà ha funzionato come se fosse stata eseguita fino in fondo. Inoltre tantissimi corsi di arti marziali non provano magari le tecniche più pericolose, perché appunto provarle all'interno di un corso sarebbe abbastanza pericoloso. Questo porta queste persone a pensare che queste tecniche, anche se non vengono mai provate, poi all'interno di una situazione dove devo difendermi nella vita reale, ecco che queste tecniche risultano devastanti, anche se stiamo parlando di tecniche che in realtà il combattente non ha mai provato. Il professor Gillian Russell ha dedicato parte dei suoi studi a studiare appunto questo fenomeno qua, e attraverso i suoi studi arriva alla conclusione che all'interno di queste persone, all'interno della mente di queste persone, si crea un vero e proprio blackout, dove prende il sopravvento la convinzione di non essere in grado di apprendere delle tecniche vere, di studiare delle tecniche tangibili, di studiare il lato più sincero dell'arte marziale, e quindi si crea all'interno del loro stato psicologico la necessità di inventarsene, di apprenderne altre, che però sono false. Anche Russell mette tra i principali motivi che spingono le persone a credere di poter fare queste cose il motivo che appunto la scuola diventa una vera e propria setta di persone, trattando l'arte che praticano come sacra e indiscutibile. Un secondo fattore che contribuisce a creare questa cosa è il tempo di investimento, cioè costringere le persone a investire talmente tanto tempo in quello che fanno che poi veramente poche persone vorranno dire a se stessi che il tempo che hanno investito è stato tempo buttato via, ma c'è l'autoconvinzione che tutto quel tempo investito deve necessariamente portare da qualche parte. Non si può ammettere di aver dedicato anni a una cosa che non esisteva. Un altro elemento di questo tipo di studio è quello di convincere l'allievo che solo quel maestro specifico è in grado di potergli insegnare determinate cose. Quindi va tolta assolutamente la possibilità che lo studente possa incontrare altri maestri o possa guardarsi in giro o possa addirittura arrivare a parlare con alcune persone che magari fanno lo stesso stile o provengono dallo stesso stile. Insomma, bisogna in tutti i modi dare l'autoconvinzione assoluta che solo quel maestro è in grado di insegnarti quella cosa lì. Come abbiamo detto spesso, naturalmente ci sarà un periodo dove gli studenti principianti non capiscono bene, non si renderanno conto della persona che hanno davanti. Ed è in questo periodo di formazione qua che il maestro metterà in campo tutte le sue armi per poter convincere l'allievo principiante che deve affidarsi solo a quel credo, solo a quel maestro e assolutamente solo ed esclusivamente a quella scuola.
E poi c'è il fatto che le arti marziali, soprattutto le arti marziali antiche, le arti marziali tradizionali, comunque al loro interno riportano una filosofia necessaria per capire fino a fondo l'arte marziale che si pratica, e questo lato un po' oscuro per il principiante potrà essere un punto su cui fare leva per poter fargli credere che alcuni aspetti delle arti marziali vanno ben al di là della forza e dell'allenamento. Il proprio senso di negazione infatti sarà offuscato, non sarà possibile mettere in gioco il fatto che tutte le ore dedicate, che quel maestro che è famosissimo, che tanti allievi che lo seguono, che questa scuola che esiste da tantissimo tempo, che queste prove che vengono date così sul tappeto davanti a tutti, possa essere tutto praticamente falso. Tantissime persone dal carattere più debole saranno portate invece a credere che quella è una cosa, diciamo, per pochi, uno studio che poche persone possono portare avanti, e loro sono lì in coda, pronte per essere forse un giorno predisposte e, diciamo, illuminate da questa forza per poter fare anche loro un giorno queste tecniche. Non importa fino a quel giorno cosa siano costretti a fare, l'importante è, la speranza per loro è che un giorno possano diventare un vero maestro del KO a distanza. Numerose volte, infatti, tantissime persone esterne si sono avvicinate a questi seminari volendo dare prova che queste tecniche sono totalmente inutili. Ci sono riusciti davanti anche a tutti gli spettatori, ma rifletteteci un po': è proprio questa finta umiltà del maestro che poi in seguito dichiarerà, come ha fatto a volte Dillman, ci sono dei trucchi per evitare queste energie. Naturalmente non posso svelare questi trucchi, come lui stesso dice, ma alcune persone sono a conoscenza di alcuni trucchi, di alcune cose che si possono fare, mettere in pratica prima di subire una di queste tecniche. Naturalmente la persona che conosce questi trucchi non avrà problemi a mettersi davanti a una persona che può investirlo con un'onda energetica, perché appunto conosce il trucco per evitarlo. Quindi si presterà a fare questa cosa per mettere in cattiva luce il maestro che fallirà la sua missione. Ma ecco come l'abilità di questi maestri prende vita: sfruttare un episodio totalmente negativo, che sarebbe sulla carta assolutamente non da pubblicizzare per loro, in un aspetto invece positivo da illustrare agli allievi. Vedete, io non ho paura di provare la stessa tecnica con persone che sanno come evitarla, e questa è la prova che non mi nascondo, queste cose le posso fare alla luce del sole. Addirittura abbiamo avuto anche il nostro Massimo Polidoro del CICAP, che in un passaggio in Italia di uno di questi maestri che insegnava come mettere KO una persona senza nemmeno toccarla, sono andati direttamente in dojo, direttamente al seminario, chiedendo di poter provare questa tecnica insieme a loro, che naturalmente non ha funzionato. Il maestro, invece di rifiutare la prova, o magari una volta fallita la prova, invece di arrabbiarsi, di cacciarli, di accusarli di qualche cosa, il maestro era molto interessato a capire che cosa avesse sentito, che cosa non avesse sentito, secondo lui perché non poteva aver funzionato. E questa, pensateci, è una prova di marketing incredibile. Cioè, io faccio una prova, so di fallirla, ma la faccio lo stesso perché ho a disposizione l'arma per poterla trasformare in una cosa costruttiva. Quindi la naturalezza con cui il maestro ammette di aver fallito questa prova, ma è interessato a saperne di più, porta negli allievi la sensazione di dire: chiaro, non può funzionare sempre, non può funzionare su tutti, vedete, il maestro è anche interessato a capirne di più su come possa funzionare la sua tecnica. Ma attenzione, cercate di vedere questo aspetto dal punto di vista del marketing. Facendo in questo modo non si mette in discussione che la tecnica non esista, ma si mette in discussione che in quel momento non ha funzionato, e si cerca di capirne i motivi. Avete capito qual è il gioco che usano per non essere mai messi in discussione? Naturalmente, ragazzi, è provato che tutte le cose, e la vita soprattutto, ha dentro di sé un infuso di energia che scorre. Questo è una cosa indiscutibile, ma da questo a avere la possibilità di sfoderare un'energia in grado di uccidere un avversario senza toccarlo, ce ne corre. Naturalmente siamo testimoni del fatto, di piccole prove della vita quotidiana normale, che il corpo umano è veramente una macchina sottovalutata.
Prendete un esempio molto semplice. Siete rincorsi da un cane che vi vuole mordere, presi dalla paura riuscite a correre per qualche centinaio di metri a una velocità che normalmente voi non riuscite a raggiungere. Oppure in caso di pericolo riuscite a sviluppare per pochi secondi una forza che non pensavate di avere. Questi sono tutti casi documentati che illustrano come effettivamente il corpo umano possa essere a volte una macchina molto sottovalutata. Però qui ci avventuriamo poi in un'altra spiegazione tecnica e scientifica. Rimane il fatto che tantissime persone rimangono ammaliate dal potere di poter respingere degli avversari senza toccarli. Quindi ragazzi, la psicologia che c'è dietro, il KO a distanza, sarebbe veramente uno studio interessante e tantissime persone che studiano la mente umana si sono avvicinati anche solo per un attimo a cercare di comprendere questo incredibile fenomeno che naturalmente prende piede grazie al web e avrà sempre la sua fetta di estimatori. Bene ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere nei commenti la vostra idea che vi eravate e che vi siete fatti su questi gruppi che usano le tecniche a distanza, condividete i miei video, continuate a iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!